Buongiorno ragazzi, buongiorno, finalmente abbiamo qualche oretta libera, torniamo in campagna anche oggi, abbiamo da finire un campo vicino casa, pala, metal, coltello da scavo, pinpointer, abbiamo tutto, facciamo un paio di orette, così. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosina. È una giornata un pochino nuvolosa. Un pochino nuvolosa, quindi fa un po' più di freschetto. Niente ragazzi, ci vediamo al primo segnalino buono. Io mi incammino verso. Allora ragazzi, come programma, visto che me lo chiedete spesso, io uso il coin fast, abbasso un pochino la discriminazione del ferro, accessibilità la alzo leggermente 93, poi dipende dal terreno come risponde, frequenza la lascio a 14, tono ferro on, reattività abbasso a 2, 2,5, adesso la metto a 2, poi dipende se è tanto sporco, la posso alzare a 2,5 o 3 e basta. Per quanto riguarda il bilanciamento del terreno, se il metal fino a 4, 5 tacche, se il metal non ti segna più di 4, 5 tacche, questa possiamo lasciarla a 88. Se invece si vede che il terreno è abbastanza mineralizzato, quindi contiene dei minerali del ferro, può dare problemi alla macchina e bisogna un po' abbattere il bilanciamento e quindi portarlo a livello. Però in questo caso si può tranquillamente lasciare a 88. Qua sento che comunque è abbastanza pulito come terreno, quindi si potrebbe anche mettere una reattività a 2. Bene, ragazzuoli, ci vediamo al primo segnalino. Questo è il primo segnalino buono. E qua dovrebbe essere abbastanza in superficie. Segna 80. Segna 80, vediamo. Questo è un cucchiaino. Eccolo qua. Un primo targettino serio, diciamo, un cucchiaino. Abbiamo scavato il cucchiaino lì. Qui gracchia un po', 86, passa da 86 a 60, quindi non vorrei mai fosse spazzatura. Qua fuori? Sì, qua fuori. Vediamo cos'è. Se riusciamo a intravedere qua, a questo sembra, bah, sempre un pezzo di rame, nulla di bello. È un posto un po' particolare perché trovo targhettini ogni... Questo è buonissimo come segnale, forse troppo buono. Trovo target ogni 2 metri, quindi
vediamo qua quanto profondo dobbiamo andare. Penso poco, infatti è già fuori. Vediamo, qua no, qua neanche, ed è qua. Vediamo, è ancora qua. Sì. Vediamo se... sì, raga. Eccola qua, prima monetina della giornata. Vediamo se riusciamo a riconoscerla, ma dubito. Sì, è un Vittorio. Un centesimo... non so, saranno 2 centesimi, credo, Vittorio. Chiaramente, ragazzi, neanche a dirlo, ho dimenticato lo spruzzino in macchina, ma... chiaramente, vediamo se con un bastoncino riusciamo a capire di cosa si tratta. Campo, non trovo un bastoncino. Incredibile. No, il testone è Vittorio, quindi dopo a casa bisogna metterla a mollo e pulirla. Comunque, questo, ma c'è scritto Vittorio, questo è il testone di Vittorio. Vediamo, segnava 81, segna 81. Allora, gracchita un po', però... adesso basta, magari c'era un pezzettino di ferro qua, vediamo cos'è. Non so. È 90 il target, non so se ancora lì. Vediamo qua, un po' troppo in profondità, però... ehi, un coltello. La punta di un coltello. Sì, rotta, ma questo è acciaio. Per capirci, no, guardate qua, segna dai 79 ai 97. Qua non me lo segna, molto ballerino. Lo scavo solo per farvi capire l'importanza del suono. Sentite? Sentite? Questo è il ferro al 100%, che ha già proprio cambiato suono. Guarda, è qua dentro, eccolo. Eccolo qua, qua no, è qua dentro. Qua dentro. Ferro. Guardate, questo a qualcuno può sembrare un target buono a avere la prima passata, perché gli sembra 90-97, chiodo arrugginito. Questa è l'importanza di girare bene su tutto il target e sentire un suono costante. Esempio, sentite la differenza qua. Suono costante, target costante, giro e il suono rimane sempre costante. So, prima palla fuori, prima palata qua dentro. Allora, probabilmente sarà un lamierino, con la fortuna che abbiamo invece è un bossolo, vedete? È un bossolo da caccia,
solo da caccia sparato. Hai sentito la differenza comunque dei segnali? Altro segnalino, 59, 60, 63. Mi giro, sempre 63. Adesso è salito a 72. Lo localizziamo, è qua. Un secondo, guarda, riusciamo. Tirato fuori. Guarda, non stiamo neanche usando il pinpointer oggi. Mettiamo bene la terra dove l'abbiamo trovata, raga, importante. È qua. È qua, è qua. Vediamo. No. No. C'è un proiettile. Sì. È un proiettilino da caccia. Amici cacciatori, ditemi voi che proiettile è, non ne ho idea, penso sia da conigli. Ora vi faccio vedere, proprio per farvi evitare buche inutili. Questo 96 segna, vedete, sentite il rumore? Adesso magari vi alzo le cuffie per farvi capire bene al massimo, vi metto anche qua. Uno che magari non ha l'orecchio abituato gli sembra un buon target. Sentite? Passando veloce, che vi segna un target discreto. Se voi girate, ferro, 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 ferro. Buono. Questa è ruggine. Non ve lo scavo neanche per farvi capire, ma è ruggine. Allenate le orecchie, allenate le orecchie che faticate di meno a fare buche inutili. Stessa cosa, sentite? Ferro, ve lo scavo sto giro per farvi vedere. Lo sto scavando apposta, Sentite? Avete sentito? Segna 01. Vediamo. Ed è qua dentro, infatti. No. Dov'è? Eccolo qua. un chiodo con un bullone. Capite l'importanza di girare attorno al target? Mi sono fermato e ho detto cavoli, bello, segnava 80 fisso. E poi spero di dare una mano a qualcuno con queste cose, perché vedo che su YouTube ci sono tanti video di metal detector, però non tanti che spiegano come riconoscere i targettini buoni da quelli meno buoni. Questo gracchia un po', però lo vorrei scavare, mi sembra un suono buono anche se gracchia. Vediamo se con una palata lo tiriamo via. È dentro qua. Sì. Vediamo se riusciamo ad avere ragione. Qua sì, mi serve il pinpointer. Infatti è un pezzo di cucchiaino. Sentivo un pezzo di cucchiaio più di cucchiaino. O cucchiaino, cucchiaio comunque. Altra cosa, se voi siete spazzolata veloce, ok, può capitare che allontanandovi da un target ferroso vi dia un colpo buono. Sentite? In questo caso era la pala, ma vedete? Quindi spazzolando
potete sentire un target buono, mentre in realtà è ferro. Come in questo caso, avete sentito? Io ho dato la spazzolata, in realtà mi ha dato un segnale buono che si è rivelato ferro. Anche in questo caso, sentite? Avete sentito? Mi ha dato un segnale buono alla prima spazzolata. Girandoci intorno mi segna probabilità di ferro, che è qua sotto, mi segna 0,1, 0,2. Qua c'è un... Ehi, cosa sei te? Vediamo cosa. Abbiamo trovato qualcosina di un po' superficiale. Ecco, i pezzi grandi di ferro, quelli vi fregheranno sempre, perché hanno parecchia ruggine, la ruggine suona come cosa buona. Ecco, se sono troppo vicini vi segna come target vicinissimo e grande, se sono distanti, sentite? Gracchia sotto, comunque sentite la differenza. Questo suona benissimo, mi sa che non so se ha qualche parte in rame. Questo lo scavate al 100% e pregate che non sia ferro grande. Stessa cosa di prima. Vi segna 89, 88, 90. Se vado a girare, 06, 00. Poi può essere che siano, magari, che sia una moneta che sia messa male. Se siete comunque in dubbio, voi nel caso scavate. Però questo sono sicuro che non è niente di buono. Lo faccio vedere, che così vi faccio un video. È tanto profondo. Altro cattivo segno, pinpointer alla mano. Vediamo col coltello di scavo cosa riusciamo a trovare. Capite? Capite cosa intendo? Infatti, se io adesso vado a ripassare, era un chiodo arrugginito, se io vado a ripassare il metal non c'è più niente. L'importanza, che vi ripeto, è proprio quella di girare intorno al target. Magari chi è più esperto lo saprà, portate pazienza, lo spiego per le persone che iniziano. Si deve pure iniziare da qualcosa, quindi ecco. Allora, 82, c'è un leggero accenno di ferro, ma sentite, girando è sempre costante, passa dagli 80 ai 76, che non è troppo. Comunque gracchia, non vorrei che sia un foglio di alluminio o una lattina. Adesso vediamo. Fuori e fuori, non è più qui. Vediamo insieme che non sia qua e non si. Ah, un pezzo di posata. Era messo strano, per quello gracchiava, probabilmente era messo di piatto. E se fosse stato messo così, sentite, il suono è bello. È bello liscio, non ha gracchi strani sotto. Se già lo metto di taglio, sentite che sotto il beep c'è un gni tipo. Bravo Peter. Vabbè, ho rotto, pensavo di metterlo a posto. Tino, altro targhettino, sentite, parto, sentite, qua c'è del ferro.
sentite il suono. Il suono è limpido. Anche se giro, segna sempre dagli 85 agli 86. Per localizzare il target, senza diventare matti, andate un po' indietro. È qua. Che vedete? Non suona più. Quindi è proprio davanti la piastra. Infatti è stato tirato via con una palata. È in quella zolla là. Ci inginocchiamo, vediamo. Ho grandi aspettative da questo target. Vai. Ehi. Eccolo qua. E a volte le grandi aspettative vengono distrutte. Bossolino. Però capite? Questo è tutto rame, poteva essere tranquillamente una moneta, è ottone, scusate. Potrebbe essere tranquillamente una moneta in rame o in qualche altra lega buona. L'importanza dei segnalini audio. Allora, cosa interessante da capire anche, stai andando, può capitarti questo che ti fa dire wow, targhettino. In realtà è perché la parte della piastra colpisce il target. Quando più ti allontani dal target, più è possibile che la piastra da buono ti segni cattivo e da cattivo ti segni buono. Quindi vedete che se passo la piastra qua è perché pizzico questo. Non è niente, capite? Questo è ferro. Targhettino 83. Buono questo. Targhettino è fuori. Vediamo se il pinpointer ci dà una mano. Devo lavarlo. Il materiale intrecciato, non so se sia rame, sembra un anellino in rame, poi non so se siamo noi detectoristi che ci facciamo tutte, ma puttana. Potrebbe essere anellino in rame? Boh, purtroppo si è rotto. Allora, 86. Targhettino è buono, penso sia anche in superficie. È fuori. Vediamo. Sì. Sì, è qua dentro. Li mettiamo sempre in buca bene, raga. Vediamo se riusciamo a vedere. No.
Un sigillo. Da vedere è un sigillo. Sì, sigilli che ne trovo a migliaia. Ma nei campi da noi è pieno. Da quanti litri è? Vediamo. Un litro. Dai, sono sempre carini da trovare. Altro targhettino. Vediamo questo giro di cosa si tratta. Fuori, fuori. Ah, si è sfaldata. Andiamo col pinpointer allora. Ehi, moneta. No, votiva. Votiva, amici, col piccagnolo ancora su. Bella questa. Bella, bella. Vediamo. No, 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 bisogna stare attenti qua. Vedete qua? Il cagnolo si sta rompendo, quindi. Vediamo cos'è. Se si vede qualcosa, ma mi sa che è abbastanza piatta. No, non si vede niente. Votiva comunque. Bella. Allora, abbiamo scavato qua la votiva. Vediamo se qua salta fuori qualcos'altro. Ecco. È abbastanza in superficie. No, mi sa che... No, 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 questo paura che si stia proprio per rompere. Dobbiamo... bello. Oh raga, sono super contento, super contento. Potrebbe anche finire qua. In un'oretta abbiamo trovato un bel po' di roba. Infatti è venuto su un po' di vento, quindi potrei anche decidere di abbandonarvi. Però sono contento. E suonava male il crocifisso, suonava male. Questo è proprio ferro. Ma suonava malino. Oh. Ferro. Paura che sia ferro. Niente. Guarda. Lo scavo solo perché sono curioso. Non l'avrei scavato, sono sincero, però può essere che... può essere che ci sia un pezzo di ferro
di fianco un targhettino buono, quindi ma un uccello. Può essere che abbia un pieno in ferro, suonava strano. Nel dubbio, raga, scavate, mi raccomando. Un piccione carino. Questo invece è buono, non sentite nessun tipo di ronzio. Se avete roba in mezzo, spostate col piede. Ma ho paura che sia un lamierino, comunque dal VD abbastanza in superficie credo di averlo tirato via. È qua. Mi sa che è questo. Un cucchiaio schiacciato, un pezzo di posata schiacciata, mi sa. Però un bel targhettino dal suono. Allora, altro targhetti. Ma dai, no, è la prima volta che mi capita, raga. Così è la prima volta che mi capita. Infatti vedete che è tutto secco, è rimasto sotto il sole. Mamma mia, a vista questo. Bello anche, assolutamente bello. Ma sai cosa c'è? Io ho la borraccia qua. Vediamo subito che cos'è. Incredibile. Pazzesco. Trovarli così è pazzesco. Sant'Antonio di Padova. È vicino a Padova, l'Islanda. Siamo a Vicenza, quindi. Sant'Antonio di Padova. Ricordo di Padova. Ma che bella questa. Allora, per oggi stop, sono contento che non è venuto il solito video, diciamo che è stato un piccolo tutorial. Cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato un semianellino in rame, poi classiche posate, pezzi di posata sempre, qua sigilli. Una piccola statuina, non so cosa sia, in ottone probabilmente, proiettili, votive da pulire, monetazza, vittorione da pulire anche questa, altra votiva, questo è il pezzo forte e lo lasciamo alla fine. Primo crocifisso.
Niente, che dire ragazzi, sono stato contento di avervi spiegato un pochino più di cose, magari per i più novizi, magari si stanno avvicinando a questo mondo che ti fa stare almeno fuori da casa di sti tempi, che è un bene. Niente, cosa dire ragazzi, metterle spento per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi, commentate, non vi costa niente, un pollicione, dai, ciao ragazzi, buon weekend.